benvenuti in questo nuovo Valemas. Oh mio Dio, la voce tipo tutta... Oh, perché mi sono appena svegliata. E voi vi direte, Vale, ma perché non sei a letto e sei qui? E mi sono svegliata presto, sono già fuori, perché oggi sono qui per un nuovo video 24 ore e sarà gli sconosciuti comandano la mia vita per 24 ore e lo farò tramite dei numeri, quindi chiederò agli sconosciuti dei numeri da 1 a 4, un numero da 1 a 4, che corrispondono a delle opzioni e quindi poi, in base al numero che scelgono, faccio la determinata opzione. Non faccio scegliere direttamente la cosa da fare perché voglio aggiungere opzioni un po' pazze e quindi sicuramente non le sceglierebbero se le mettessi, cioè tipo se metto per colazione il gelato, nessuno mi dice mangia per colazione il gelato perché è una cosa pazza e io sono pazza, quindi faccio i numeri che almeno è più imprevedibile e può darsi che escano anche cose un po' più pazze e non lo so, sapete che io amo far pazzie e niente, quindi andiamo subitissimo, aiuto, piove pure, non ho l'ombrello, andiamo subitissimo a cercare il primo sconosciuto. Comunque raga, oggi è già il 13 dicembre, cioè ci rendiamo conto che è già il 13 dicembre? Manca tipo pochissimo a Natale, cioè è il 13, aiuto. Ok, allora facciamo, oh mio Dio che voce, facciamo opzione 1 brioche, opzione 2 gelato, opzione 3 pizza, cioè un trancio di pizza, e opzione 4 torta, quindi ne ho messe 2 buone, quindi la torta e la brioche, e 2, cioè non che non siano buone, gelato e pizza sono buoni, però non tanto da colazione, insomma un po' strani. E quindi niente, andiamo a chiedere alla prima persona. Nevica! No vabbè, nevica! Raga, neve! Nevica a Milano! Cosa? Aiuto! Oddio, ho avuto una reazione stranissima perché non me l'aspettavo. Che bello! Sono contenta! Mi sto bagnando tutti i capelli per sta neva. Comunque ho avvistato la prima vittima a cui chiedere il numero della colazione. Comunque starà bella sta challenge, adoro! Mi raccomando, consigliatemi un sacco perché, non lo so, mi diverto tantissimo a fare queste cose. Buongiorno, per un gioco puoi dirmi un numero da 1 a 4? Solo questo. 1, 2, 3 o 4? 4? Grazie, buona giornata. Allora, il 4 era la torta, se non sbaglio. Sì, la torta, quindi ora andiamo a prenderci una fetta di torta. Che bello, sono stragasata, è bellissima sta challenge. Non l'ho vista da nessuna parte in realtà, l'ho inventata io così, mi è venuta in mente e niente, adoro. Che danno che sono, stavo per entrare a prendere la torta in un bar e mi sono resa conto di non avere il portafoglio, genio, quindi ora vado a casa, prendo il portafoglio e poi andrò a prendere la torta. Ok, portafoglio recuperato, quindi andiamo subito a fare colazione e ovviamente se c'è, non sono sicura se ci sia, però prenderò la cheesecake che è la mia torta preferita in assoluto. Ho appena fatto una figura di M perché mi sono seduta al bar, è arrivato il tipo, fa cosa vuoi? Faccio una torta, fanno non abbiamo torte oggi, allora faccio ok, allora me ne vado, ciao. E loro tipo perché sei seduta allora? E niente, quindi sto andando in quest'altro bar in cui sono sicura che hanno la cheesecake. Beh, mica male insomma, amo questa challenge improvvisamente. Comunque nulla, buona colazione e buon appetito a tutti. Raga, nevica un sacco più di prima. Comunque la cheesecake di prima mattina così gigante è stata molto impegnativa, però niente, l'ho finita e comunque molto buona. E wow, sta nevicando un botto, cioè un botto, più di prima, sono felice. Per quanto riguarda l'outfit faccio solo 2 opzioni perché se no non me ne vengono in mente altre. Faccio 1 super elegante e 2 invece tipo la tuta. E scusi, puoi dirmi un numero da 1 a 2 per un gioco? 1 o 2? 2. 2, perfetto, grazie. Ok, quindi andrò a scuola in tuta, meglio, almeno sono più comoda. Ok, io sto andando a scuola e mi sono cambiata, ho messo la felpona gigante e i pantaloni della tuta come scelto da quel tizio. E niente raga, nevica un botto di più, cioè nevica un sacco, che bello. Amici, tralasciando la luce divina che mi illumina d'immenso e l'ambulanza che non collabora e non mi lascia fare video, grazie cara.
Stavo dicendo che sono molto sad perché si è già sciolta tutta la neve. Io ero strafelice, wow, la neve. E è arrivato il sole, quindi non c'è neanche più un fiocco per terra. Comunque fatemi sapere se da voi ha nevicato oppure no. E niente, sono appena uscita da scuola e sono venuta direttamente con la metro qui in radio, perché dovrò fare delle clip per un video di Natale. Quindi sono stragasata perché tutto ciò che ha a che fare col Natale mi rende felice. Poi è venerdì, quindi sono strafelice, arriva il weekend e tutto quanto. E quindi nulla, ora faccio veloce questo video musicale e poi ci risentiamo, perché dobbiamo chiedere a uno sconosciuto cosa fare nel pomeriggio, cosa mangiare a pranzo, perché appunto sono gli sconosciuti oggi a decidere le sorti della mia giornata. Che ansia. Sono qui in radio, ho già fatto quello che dovevo fare, quindi tra poco torno a casa, però volevo farvi salutare. Oh, wow! Oh, wow! Gesonuccio, cosa ci racconti, come procede il tuo avvento? Sembra che abbia mal di gola oggi, ma in realtà no, devo fare proprio un po' alternativo. Hai già fatto regali di Natale? Non ancora? Ma, regali di che? Io sto pensando e devo andare a comprarli nei prossimi giorni. A proposito, cos'è che mi regali quest'anno a Natale? Ah, io devo farti il regalo? Cioè, perché pensavi di non farmi regalo? Te lo farò. Ci sono uscita dalla radio, ho fatto tutto quello che dovevo fare, ho fatto un sacco di TikTok super super belli, divertenti, quindi mi raccomando andateli a vedere. E ora devo ancora mangiare nonostante siano già le 3, quindi chiediamo ad uno sconosciuto cosa devo mangiare. Allora facciamo opzione 1 pizza, opzione 2 insalata, opzione 3 piadina e opzione 4 poke. Ok, quindi chiediamo alla prima persona che incontriamo. Buongiorno, scusi, sto facendo un gioco. Puoi scegliere un numero tra 1 e 4? Facciamo il 3, numero. Il 3? Perfetto. Va bene, grazie mille, buona giornata. Allora, il 3 era la piadina. Che carina quella signora. 3 era piadina, quindi ora la ordiniamo. Raga, sono un danno, avevo dimenticato le chiavi per aprire il cancello di casa in casa e quindi non sapevo come entrare, ma ho suonato a un campanello a caso del mio condominio e una persona mi ha aperto, quindi chiunque tu sia, grazie per avermi fatto entrare, altrimenti sarei rimasta tipo un'ora davanti al cancello così. Perfetto, ok, allora sono arrivata a casa e ho appena ordinato la mia piadina con, allora, squacquerone, pomodoro, zucchine, melanzane e tacchino. E quindi niente, non vedo l'ora di mangiare. Comunque mi sto divertendo un sacco a fare questa challenge in cui le persone decidono le sorti della mia giornata. Bello. Amici, in tutto so, non so neanche parlare. Dicevo che sono la persona più sfortunata del mondo perché mi si è cancellato il Valemas di ieri, quindi ho dovuto tribulare per editare un altro video che comunque vi ho pubblicato perché non volevo lasciarvi senza video natalizi, quanto dovete amarmi, e quindi ho fatto tutto il giorno quella roba lì. E poi la piadina non mi è mai arrivata perché l'applicazione di Glovo me l'hanno bloccata per colpa di Marta, e Deliveroo ci vuole la carta di credito, sono diventata pure cinese, di credito, e non ce l'ho, quindi non ho potuto ordinarle mia piadina, quindi non l'ho ancora mangiata. Quindi, quante volte sto dicendo quindi, andiamo subito di fuori in un baretto così a prendercela, anche se sono già le 6 di seriggio, le 6 e un quarto, quindi diciamo che non è più tanto un pranzo e vabbè, andiamo comunque. Allora, nel Kalevalemas di oggi ho trovato l'obbligo, mentre in quello di domani c'è la chiamata, quindi domani chiamerò una persona e oggi farò un obbligo. L'obbligo che ho deciso di fare è esci in pigiama, e io non voglio uscire con un semplice pigiama perché non sono normale, lo sapete, quindi uscirò a prendere la piadina vestita da Pikachu, cioè metterò la tuta da Pikachu, questa qui, magnifica, stupenda, ed uscirò con questa. Che disagio, sono matta, amatemi lo stesso. Raga, ma che disagio, sto per uscire di casa con una tuta da Pikachu completamente gialla e niente, sono molto molto in imbarazzo, già ora in casa, chi sta uscendo? Aiuto. Che imbarazzo, amici, che imbarazzo. Immagino già le persone che mi guardano male, cioè guardate come sono ridotta. Cioè, ah. Prima di prendere la piadina decidiamo le sorti della mia serata e facciamo 1 stare a casa e 2 uscire e tipo trovarmi con gli altri, con Marte, così. E niente, sono molto molto a disagio, mi sta guardando malissimo. Bella! Buonasera, le piace la mia tuta da Pikachu? Bella. Una domanda, scelga un numero tra 1 e 2, è un gioco. 1 o 2? 2. 2, perfetto, grazie.
Allora dovrò uscire e andare a trovare gli altri. Che disagio, raga. Mi sento troppo in imbarazzo. Raga, sono molto a disagio. Raga, ho preso la piadina, non potete capire che disagio. Sono entrata nel bar, c'era un sacco di gente e tutti si sono girati e fanno: ma chi è questa? E mi guardavano malissimo, ridevano tutti in gruppo e io tipo che sono passata mega rossa e super a disagio. Però l'ho fatto per voi amici, guardate cosa non faccio per voi. E niente, ho preso la mia piadina, alla fine non l'ho presa con gli ingredienti che ho detto prima perché non sono riuscita a ordinarla, l'ho presa in un altro posto, non avevo gli stessi ingredienti, quindi ho preso crudo, mozzarella, lattuga e pomodoro. E niente, sono stra a disagio, però mi diverto a fare queste pazzie, quindi bene. Ok, sono appena arrivata a casa e vi giuro è stata un'uscita molto breve ma molto intensa. Mi hanno guardata male in tantissimi e tipo in Duomo quando ero andata vestita da unicorno meno, perché il Duomo comunque ci sono tanti turisti, tanti, cioè capito, non ti guardano così male, ma qua nel baretto sotto casa tutti lì tipo: oh, ma chi è questa? OMG! Però vabbè, fa bene essere folli nella vita, be crazy, meglio pazza che noiosa. Sembra tipo le frasi tumblerine che andavano nel 2015. E niente, ora mi pappo la mia piadonsola. Ah, ho un sondaggino per voi. Siete team cotto o team crudo? Io team crudo tutta la vita. Buon appetito, me l'ha divisa in due parti, me l'ha tagliata. E è pochissimo 4 euro per una piadina così. Cioè, comunque è grande. Questa è solo metà. E niente, adoro. Buon appetito. Ok, mi sono mangiata anche uno yogurt e mi sono brozzata tutta la faccia, non so neanche mangiare. E niente, ora vado a fare la doccia e poi ci risentiamo perché mi devo preparare e andare a trovare gli altri. Non vedo l'ora, sono proprio felice di passare un po' di tempo con i miei friends. E ovviamente anche voi siete i miei friends, amo passare il tempo con voi, amo parlare con voi. Però sono felice anche di rivedere gli altri. Questa è la sito, io mi sto asciugando i capelli. Ho appena finito il mio karaoke gospel sotto la doccia dove ho cantato le canzoni di Natale tipo Have a holly jolly Christmas. E niente, sono molto gasata. Ora mi asciugo i capelli, mi strucco magari, perché uscire così di casa, anche no, ho già fatto abbastanza figure di M con la tuta da Pikachu prima. Mi ritrucco un attimo e poi si va. Oggi è uno di quei giorni in cui anche struccata, con i capelli spaventapasseri, mi piaccio. E non lo dico per vantarmi, per dire oh mio Dio mi sento figa, no, ma lo dico perché è una cosa di cui vado fiera e penso che tutti dovrebbero amarsi. Io non lo faccio sempre perché ho i miei momenti di mental breakdown in cui mi dico sono un cesso a pedali, aiuto. Però oggi è uno di quei giorni in cui mi vedo proprio bene e sono felice di questo, perché ho capito che proprio i miei difetti mi rendono speciale e che qualcuno un giorno li amerà, nonostante finora nessuno li abbia amati. E però bisogna saper stare anche da soli, perché è bello stare con qualcuno, sì, però bisogna prima di tutto star bene con se stessi, altrimenti non si sarà mai felici. E cavolo, io vi amo così tanto per come siete, quindi una persona che vi ama per come siete l'avete già trovata e ce ne saranno tante altre nella vostra vita, quindi non fatevi troppi problemi, perché leggo sempre messaggi in cui mi dite: Vale, sono una balena, Vale, mi sento grassa. Quello del peso è, penso, il problema principale di noi giovani, ci sono passata anch'io, però cioè non è una pancia piatta a renderci belli, è un sorriso piuttosto, è come ci approcciamo alla vita, al nostro modo di fare, sta tutto qui, scegliamo noi come vivere. Il nostro aspetto esteriore è solo una corazza, cioè è solo la copertina di un libro, di noi stessi, insomma. La sostanza sta in quello che abbiamo dentro, nelle pagine del libro in questo caso, per fare il paragone. Io lo so che almeno una volta sei entrato su TikTok e hai detto: cavolo che bella questa, vorrei essere come lei. Oppure cavolo quanta gente che la segue, ha 1 milione di like, vorrei anch'io essere come lei. E vabbè, ci sta a porsi degli obiettivi e dire: cavolo, vorrei arrivare a questo traguardo, questo traguardo. Ci sta a prendere ispirazione dalle persone, però non bisogna mai metterle, cioè, in un piano superiore a noi, perché noi siamo esattamente tutti sullo stesso piano, che uno abbia 1 milione di follower, che uno ne abbia uno, che uno sia alto, che uno sia basso. Siamo tutti esseri umani, tutti abbiamo un cuore e alla fine è quello l'importante, è quella la cosa che ci accomuna ed è quello che alla lunga vince. Quindi amate, rispettate sempre gli altri, non giudicate e vedrete che il karma gira, ragazzi, il karma gira. Chi fa del male riceverà del male.
Fate sempre del bene e vedrete che ritornerà tutto dalla vostra parte. Vi amo tanto, amici. Io ora finisco di prepararmi e ci sentiamo dopo. Scusate questo discorso un po' più filosofico e serio, però mi piace parlare di cose più serie a volte, lo sapete. Amici, aggiornamento, ho un mal di gola pazzesco. Sono arrivata davanti alla metro, ho schiacciato il tasto per aprirla, è partita davanti a me. E poi sono scesa alla fermata della metro dopo, perché stavo guardando TikTok, non mi sono accorta, e quindi ho visto la fermata passare. E quindi ora devo fare un pezzettino a piedi e poi arriverò finalmente. E niente, aiuto, è il viaggio della speranza. Sono tipo in viaggio da un'ora per fare da una parte di Milano all'altra. Ok, sono appena arrivata a casa e mi sono struccata già e tutto quanto. E scusatemi se non ho vloggato quando ero da loro, però quando sono con persone che non conosco ancora bene faccio fatica, cioè mi vergogno e sono abbastanza timidina. Quando mi apro poi divento una macchinetta, parlo. Però quando non conosco ancora bene le persone sono abbastanza timida. E quindi mi vergognavo, non lo so. E quindi quando sono sola con voi invece è un'altra cosa. Cioè quando sono sola con voi riesco veramente ad essere me stessa. È una cosa veramente rara. E quindi è per questo che tengo così tanto a voi, perché con voi non ho paura di dire nulla, di fare nulla. E mentre invece quando sono con altre persone mi faccio sempre più paranoie. Quindi è per questo che tengo anche così tanto a voi, perché riesco veramente a essere me stessa al 100%. Comunque mi sono accorta che non ho ancora aperto il calendario dell'avvento oggi. Che brutta persona. Quindi facciamolo subitissimo. Vediamo un po' cos'è. Oh, tadan! Degli elastici super utili, perché li perdo sempre, vi giuro. Cioè me ne metto 10 al polso, la mattina dopo magicamente sono spariti tutti. Non vedo l'ora di Natale, raga, vi giuro. C'è anche Giampiero. Oh, oddio, no! Ho fatto un danno. C'era per terra una boccia di Giampiero che si è staccata e l'ho frantumata in mille pezzi. Ho splaccicato una boccia di Giampiero. Cucciolino, non prendertela però. Eccolo, comunque è qui il nostro Giampi e sono strafelice, non vedo l'ora dell'arrivo del Natale. E domani o dopodomani per forza devo andare a fare questi benedetti regali che voglio fare da una vita. E non vedo l'ora di andare a casa in Svizzera con la mia famiglia. E niente, il periodo di Natale è così bello e sono tanto tanto contenta. Voi cosa farete a Natale? Cosa vorreste ricevere? Insomma, fatemi sapere. Io ricevere in realtà nulla di che. Magari una cosa che mi piacerebbe è la piastra per fare i boccoli, però altrimenti cioè non mi serve nulla di che. L'importante è stare con la mia famiglia e vivermela bene, insomma. Comunque nei prossimi giorni ho intenzione di fare un video molto molto bello, che è 24 ore senza plastica, perché mi sono resa conto che veramente c'è la plastica ovunque, in ogni cosa che tocchiamo, che facciamo c'è plastica, e è veramente incredibile come cosa. Cioè incredibile ovviamente in senso negativo, perché non ce ne rendiamo neanche conto di tutta la plastica che utilizziamo. E quindi vorrei fare quel video per appunto far vedere quanto è difficile trovare una cosa senza plastica e che bisognerebbe provare a sostituirla, a fare qualcosa, perché si parla del clima, si parla del mondo, però alla fine bisogna fare qualcosa di concreto, perché parlare sono bravi tutti. E quindi io nel mio piccolo sto cercando di iniziare magari a usare un po' meno le bottigliette, insomma sto cercando di limitare la plastica, perché so che il mio limitare la plastica non cambierà nulla nel mondo, però se ognuno di noi la pensa così, secondo me nel complesso può venire fuori qualcosa di veramente utile. E niente raga, io ho voglia di vedere film di Natale, vi giuro, così voglia di vedere film di Natale che non vi immaginate. Quindi se avete qualche idea, qualche spunto, qualcosa, scrivetemi film di Natale, perché sono troppo in mood. Aia, mi sono pure cavata l'occhio, sono troppo in mood e non vedo l'ora di vederne tantissimi quando vado a casa con mia mamma sotto le coperte, che bella. E niente, io vi saluto, siete così speciali per me che neanche potete immaginare. Cioè se io ripenso al tour mi vengono seriamente gli occhi lucidi, perché siete veramente tutto per me e vedervi è la cosa che mi rende più felice, vedervi sorridere, vedervi star bene, e farò di tutto pur di riuscire ad aiutarvi, anche solo ad aiutare una persona a stare meglio. Grazie per tutto quello che fate per me, vi voglio un mondo di bene, ci vediamo al Valemas di domani. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, se no vi lancio il mio unicorno a casa. E niente, domani è già il 14, quindi tra un mese e un giorno è il mio compleanno. Vabbè, prima del compleanno pensiamo al Natale, che è più importante. Voi preferite Natale o compleanno? Io Natale tutta la vita. Cioè compleanno è bello perché è il giorno solo mio, diciamo, però a Natale l'atmosfera è troppo bella. Quindi buon Natale a tutti e ci vediamo domani. Muah.